stasera a Riccardo Cristiano, che ha scritto il libro Vi dichiaro uniti, diario LGBTQI, una storia di ricerca, amore e diritti civili. Riccardo è il presidente anche di Liberi TV e quindi è più, diciamo, sul libro come veicolo, sul libro come strumento, a chi lo questioniamo e invitiamo chi ancora non l'ha letto a leggerlo per avere la storia dall'A alla Z. Buonasera Riccardo, ancora noi sappiamo che questo libro ha più di un anno, è uscito a fine novembre del 19 e quindi la domanda oggi è come è stato accolto questo tuo libro? E rispetto a questo vediamo quali altre domande fare. Prego Va Riccardo. bene. Allora, grazie Giancarlo per il tempo che mi stai dedicando. Sì, beh, il libro è uscito il 24 novembre del 2019, quindi ha fatto un anno. Noi lo abbiamo voluto far uscire, come dicevamo in passato, in concomitanza dei nostri 20 anni, miei e di Marco, anche perché poi il libro parla anche della nostra vita. Il libro in sé mi ha sorpreso, ci ha sorpreso anche come casa editrice, perché ancora oggi riceviamo dei riscontri positivi solo in termini di vendite e quindi anche di messaggi di chi ha letto il libro, ma anche di presentazioni, perché noi prima della pandemia avevamo previsto una cinquantina di presentazioni in tutta Italia. Poi è arrivato il Covid, quindi ci ha bloccato e siamo riusciti a fare delle presentazioni online o comunque dei piccoli contest online. Adesso, per esempio, ce ne sarà uno il 14 di febbraio, che è San Valentino, sempre online. Quindi il libro ancora macina, diciamo, consensi ed è positivo. Ma ripeto, perché il tema non è un tema che invecchia, essendo un diario, essendo il racconto della mia vita, ma anche delle vite di persone che ho incontrato. È un libro che dico sempre, può essere letto nelle scuole, può essere letto nelle università, può essere letto anche tra le pareti domestiche, semplicemente per avere una visione diversa di quello che è il mondo non tanto LGBTQI asterisco, ma più che altro una visione differente di quello che noi conosciamo. Quindi tra virgolette, io dico tra virgolette, il successo del libro, secondo me, sta anche nel fatto che non è una storia che si conclude, è una storia che mette ancora più curiosità. Tant'è che c'è chi mi ha detto: ma scriverai il seguito? Ho detto, no, non c'è un seguito, non ci sarà, penso, un seguito perché è un diario. Quindi, sai, un diario si scrive giorno per giorno, capitano tante cose. Io ho voluto racchiudere in questo diario 20 anni e sono stati difficili da racchiudere perché ho dovuto selezionare i capitoli per scadenzarli nel tempo in maniera da dare un'idea della cronostoria della mia vita o comunque di quello che sono state le battaglie civili. E ancora oggi sì, si vende, ci sono i commenti che poi ti fanno piacere, persone che non conosco, quindi ho incontrato. Che ne so, del nord, ma anche all'estero. Poi il libro è andato anche all'estero, quindi è bello sapere che è arrivato in Spagna, che è arrivato in Svizzera, che è andato in altri luoghi. E poi ti scrivono, ti mandano messaggi, sono carinissimi. È bello anche l'interazione con i social, perché poi ti arrivano richieste d'amicizia e ti chiedono di raccontarti qualche dettaglio in più. E noto, questa è la cosa bella, che con molte persone che ho incontrato abbiamo visto lo stesso percorso, anche se a distanza di chilometri, a distanza di anni, dal coming out piuttosto che dalla discriminazione quotidiana o dalla non discriminazione, quindi dal vivere comunque a testa alta la propria non nemmeno sessualità, io direi semplicemente la propria affettività, il proprio modo di essere, ci accomuna.
E questo libro cerca di creare quel piccolo ponte variegato dell'arcobaleno verso tutte le persone che hanno voglia di, non dico essere felici, ma di sentirsi sereni. In questi 20 anni è cambiato di molto il panorama rispetto alla questione essenziale, che secondo me come dire, è anche affronti già nella scelta che avevi fatto per la tua tesi di laurea. È Sì. cambiato di molto il clima. Direi tantissimo. Per esempio, tu adesso hai chiamato la tesi di laurea. Nella tesi di laurea io parlo ovviamente, mi riferisco molto al cinema dell'Olocausto. Ovviamente si parla di discriminazione e si parla ovviamente di tematiche legate alla discriminazione, che non è soltanto la discriminazione nei confronti delle persone omosessuali, ma anche la discriminazione nei confronti della comunità ebraica, piuttosto che della persona diversa vista con un occhio molto preso dalla paura del trovarsi di fronte a una persona che non hai mai conosciuto. Quindi io non dico l'ignoranza, io dico semplicemente la paura. Sicuramente i media hanno dato da una parte un input positivo a aprire come terapeuta, come psicologo, delle paure ancestrali dentro di noi che se da un lato hanno spostato l'attenzione nei confronti della persona magari omosessuale o della persona come dire, diversa dal canone che le persone eterosessuali si sono fatte negli anni dai 70-80 in poi, però c'è una certa recrudescenza di violenza. Soprattutto anche nell'uso del linguaggio, nell'uso dei social, come vengono utilizzati per alle volte violentare proprio non solo le persone a livello psicologico, ma proprio a livello morale, perché io vabbè, ne parlo adesso così, c'è sempre stato un alto tasso di suicidi tra le persone omosessuali. Ma questo avveniva in passato e avviene ancora oggi. Secondo me la discriminazione è basata proprio sul fatto di non accettare l'altro in quanto persona che può darti qualcosa di diverso rispetto a quello che tu possiedi. Sì, il c'è un'esigenza, no? In qua e là, in quello che scrivi, no? All'inizio di una precisione linguistica che è il tuo modo d'approccio di quando cominci a scrivere per giornali, eccetera. Quindi, diciamo, prendi anche per questo aspetto, cioè dell'intervento intorno alle parole, dell'uso delle parole per disegnare qualcosa. E verso la fine del tuo libro dici una cosa interessante, cioè è come, e questo però lo affermo io, è come se tu cominciassi a distinguere tra come dire, l'approccio come dispositivo di vita essenziale per vivere come ciascuno, no? In piena libertà, è la prima volta che lo avverto, e una necessità di entrare con la precisione linguistica anche in quello che è diventato un linguaggio per parlare di questo, a partire per esempio dalla sigla che affigge ancora, io dico Sì. ancora però, cioè LGBTQI e asterisco pure. C'è questa esigenza nel proseguimento di come dire, di una nuova analisi anche su questi termini. Cioè, io no, posso anche non affrontarlo perché io vengo da molto lontano su queste questioni, e ne va appena un accenno. Per dire così, debutto nell'84 con una prima conferenza dove il titolo era La sessualità e l'innamoramento delle donne. Come dire, ho affisso anche
le mie tre questioni del momento. Io comincio per una lettura analitica, psicanalitica, con la sessualità, cioè che è un'enormità ancora adesso, dopo 36 anni, 37, la sessualità non è etero, non è homo, non è trans, non è bi, non ha aggettivi. La sessualità è la sessualità e compartimentarla anche là dove d'accordo, perché è come dire, la società va in direzione del primato eterosessuale, eccetera, eccetera, ma io discuto anche di questo primato. Cioè, Io ti dico la mia, poi dopo se vuoi, perché comunque mi sa che la pensiamo allo stesso modo. mi risulta, come dire. Mi risulta stranissimo che qualcuno, per esempio, possa dichiararmi eterosessuale e comincerei subito con una conferenza differente di risposta, perché non è possibile. Cioè, io ho avuto evidente una grandissima difficoltà di parola, che era la balbuzie, e che lo è ancora, anche se tengo conferenze e adesso parlo apparentemente sciolto. Ma anche lì, essere definito, non tanto balbuziente, ma nell'uso dei termini tecnici, no? Disfluente piuttosto che normofluente, no, a me è cominciata la mia analisi. Non la mia Certo. analisi psicologica, no, l'analisi intellettuale, linguistica, eccetera. Ecco, allora c'è questa esigenza. L'affronto a lato. Per me il termine islamofobia. Quindi sto parlando del termine omofobia anche. Islamofobia è un termine pesantissimo, ma sia nell'uso pro che nell'uso contro. E forse anche il termine omofobia, che è su quel termine lì che accenni a un'altra lettura che può venire ancora, no? Gli rispondo anche su questo, guarda, perché comunque sono delle domande effettivamente che fino ad ora non mi sono state poste e mi fa piacere che tu me le voglia porre. Se vuoi, rispondo. Sì, prego, prego. Allora, per quanto riguarda l'acronimo LGBTQI asterisco, ma perché metto l'asterisco? Perché ce ne sarebbero tanti altri orientamenti o comunque io li metto alla fine del libro. L'esigenza di dare delle definizioni, io le chiamo caselline. Non mi è mai piaciuta. Cioè, a me l'idea di essere incasellato in un genere, cioè gay, non mi è mai piaciuta. Cioè, questo lo dico a prescindere. Tant'è che c'è un bel libro, io lo cito anche nel mio, che è quello di Mirella Izzo, Le gabbie dei generi. Molto bello. Ti posso dire che Le gabbie dei generi è un bellissimo libro e vale. Proprio sotto questo aspetto. Qual è l'aspetto? È che ci fu all'inizio ovviamente un'esigenza di dichiararsi come movimento omosessuale, come movimento di liberazione omosessuale, quindi era giusto che ci fossero dei termini come gay, come omosessuale, come lesbica, e questo va rivendicato perché è stato rivendicato in passato ed è giusto ancora oggi, in alcuni contesti, rivendicarlo. Poi io la vedo nello stesso modo che la vedevo 10 anni fa, ovvero che noi siamo degli esseri umani, poi l'orientamento sessuale o comunque l'orientamento affettivo non deve essere incasellato per forza. Io penso che fra 20 anni, ma anche meno, non ci sarà nemmeno bisogno di dire sono gay, sono etero. Io, addirittura si parla di pansessualità, ma poi io penso che una persona debba essere felice con se stessa senza dover dichiararsi gay, lesbica, etero. Per le persone trans invece la situazione è diversa perché lì ovviamente una persona transgender può rimanere transgender e quindi mantenere la condizione di transgender, come può anche decidere di affrontare diciamo, la riassegnazione, allora lì poi diventa una donna o un uomo in base a se è F2M o M2M.
Questo per quanto riguarda l'incasellamento dei generi. Ecco perché dico, l'orientamento sessuale, definirlo è errato, perché non possiamo, continuare a mettere lettere su lettere su lettere su lettere. Ecco perché mi sono fermato all'asterisco. Altra cosa secondo me importante è quella relativa all'omofobia. Tu dicevi dell'omofobia o dell'islamofobia. Ok, io non parlo di omofobia, parlo di razzismo o parlo di odio, perché comunque che sia islamofobia, che sia omofobia, che sia qualunque cosa, è comunque un'avversione, un odio che tu hai. Poi che venga dall'ignoranza di non conoscere l'altro o che venga dal essere cresciuto in un ambiente particolarmente omofobo o comunque maschilista e quindi magari molto chiuso, e quello ti fa capire che alla fine non è la parola in sé omofobia a dire beh, ok, abbiamo trovato una parola che definisce un comportamento, ma è il comportamento in sé che va compreso e va superato in questo caso. Quindi, secondo me, l'omofobia non è altro che ignoranza, barra odio, barra quello che comunque non viene compreso dall'altra parte. Capito, Giancarlo? Quindi io non la chiamerei nemmeno omofobia, perché fare magari la legge contro l'omofobia sì, è utile da una parte, però è anche vero che i crimini d'odio dovrebbero essere puniti a prescindere che sia omofobia, che sia transfobia, che sia, non lo so, bullismo nei confronti delle persone in carne piuttosto che persone che hanno un naso brutto come il mio. Insomma, penso che comunque non bisogni prendersela con dei termini, perché i termini servono a definire sicuramente delle situazioni, ma non possono comunque condizionare un individuo a sentirsi come dire, incasellato nella casellina di gay, quindi dire sei gay. Per esempio, una cosa che mi è successa, io questa te la racconto, è quella di dire: bene, adesso sei uno scrittore gay. No, io non sono uno scrittore gay. Io sono uno scrittore e basta, perché ho scritto un libro e ne voglio scrivere altri, ma non voglio scrivere unicamente o solamente del movimento gay piuttosto che della comunità LGBT. Io voglio scrivere di tutto. Invece ci sono, per esempio, degli autori che si incasellano solo ed esclusivamente nella casellina che ci sta anche diritti civili, quello che vuoi, però marciano solo in quella direzione. Io non sono fatto così, perché a me piace spaziare. Io mi sento cittadino del mondo, mi sento cittadino comunque della terra in generale. Quindi, da essere umano, sono curioso. E quindi, essendo curioso, magari scriverò un libro che si occuperà di tutt'altro. Anzi, è molto probabile. Questo è uno spoiler. Perché non mi piace stare, come dire, incasellato a dover dire sei gay, ma a me non interessa nemmeno l'appellativo di gay, quello è semplicemente un aspetto della mia vita privata, che poi magari posso fare anche pubblica, perché comunque non ho problemi a stare con Marco alla luce del sole, fortunatamente, però non è la mia vita non gira e non ruota solamente intorno alla letterina G, cioè gay, capito? Quindi io credo che è giusto che ci siano delle prese di posizione, perché le prese di posizione sono utili soprattutto a livello politico e a livello civile, però poi superata la parte politica e civile, la vita reale, quella dove viviamo tutti, non ci può ghettizzare, come dire, frequentiamo solo il locale gay, oppure frequentiamo solo esclusivamente la sauna gay, frequentiamo solo esclusivamente il cinema gay, cioè no. Noi siamo in una società, fortunatamente, che si sta evolvendo, dove non ci devono essere delle differenze troppo marcate, ma ci devono unire sotto il profilo ad esempio, ti ripeto, dell'uscita in un locale dove, come a Londra, accade, tu vedi due ragazzi, che ne so, due ragazzi dello stesso sesso baciarsi e nessuno storce il naso. Questo per me è la normalità. Cioè, vedere in un locale tranquillamente pubblico e non designato a un genere come il locale gay o il locale etero o per famiglie, cioè non c'è differenza secondo me. Cioè, un locale deve essere un locale basta dove chiunque ci può andare e chiunque se vuole scambiarsi semplicemente un bacio lo può fare indipendentemente se è eterosessuale o non lo è. La battaglia per ciascuno te la pongo in questi termini, cioè, non l'ho precisa nemmeno io adesso, quindi
sono obbligato a formularla non in modo preciso ancora. E io avevo notato ancora 30 anni fa come negli Stati Uniti fosse una tendenza comune, e lo è ancora, di trovare, come dire, cioè quella giustizia che nella quotidianità non viene trovata in ogni ambito, quindi non sto parlando di un ambito tra gli altri. Questa giustizia che non si trova nella vita di ciascun giorno veniva portata nel tribunale. Allora, Sì. adesso mi permetto di riformularla. È sicuramente importante una battaglia, e anche la mia battaglia, per certi aspetti, che il diritto funzioni e che la questione sia posta anche quindi a livello di legge e di diritti, no? Ciò di cui ci occupiamo con Liberi TV soprattutto, e quindi che i diritti essenziali per ciascuno siano rispettati, e quindi questa battaglia, che è battaglia civile, che è battaglia di estremazione civile, è una battaglia. Non è, ritengo, l'unica battaglia, perché non è che poi appunto la vita privata sia avulsa, per dire così, dalla questione del diritto. Allora io mi chiedo, come dire, il tuo libro è anche oltre il gesto della testimonianza civile, perché non è più semplicemente, che ne so, un manifesto per i diritti. C'è tutta la questione, c'è, Certo, ma assolutamente. è, come dire, è un contributo, come dire, un dispositivo in atto anche rispetto alla vita di ciascun giorno, no? Cioè, quel che noi facciamo in questo caso, hai scritto un libro. Ecco, quando si tende di andare alla lettura come dire, dell'essenziale, per quel che mi riguarda, io trovo una, come chiamarla? Una macchina, tra volte ho usato anch'io il termine macchina, come si dice macchina del potere, una macchina dicotomica di opposizioni che non finisce più. Sai cos'è il mio libro? Bene, male, Eh? c'è anche di sì. Beh, anche tu usi il termine, però, mi pare. Sì, esatto. La Sì. questione delle coppie dicotomiche, delle divisioni, delle opposizioni. Allora, c'è anche tutto un itinerario di lettura di questo. Beh, la mia domanda prima sull'islamofobia, sull'omofobia, su queste definizioni che sembrano, perché poi, anche quella è una coppia oppositiva, non citiamo l'altro, perché allora è islamofobia, islamofilia, omofobia, omofilia, eccetera. Ecco, non è che semplicemente siano sterili. Io questionerei molto questa macchina dicotomica. Per esempio, tutt'altra coppia, uomo-donna, un'amica femminista in particolare, no? Mi aveva fatto notare, ma per sue ragioni, tutt'altre, che al pianeta omosessuale, e intendeva sia maschile che femminile, non interessava nulla tutto quello che il femminismo esplorava nei termini di lotta alla questione del primato del fallo, perché diceva che era messa in evidenza ancora questa questione. Sì. Ecco, io mi interrogo da anni sulla questione di questa formazione di coppie dicotomiche, e ancora prima di quelle che ne abbiamo, insomma, le prime due sono proprio, è bene e male soprattutto, no? Che dalla gnosi, che da tutte queste questioni, bene e male, positivo o negativo forse, no, se non altra. Poi tutte le altre, bello, brutto, idiota, intelligente. Ho la sensazione che sia lì, per dire così, beh, è di questo che si è trattato con la Shoah, no? Di cui si è occupato, appunto, insisto. Cioè, la Shoah è come se fosse, perché non lo è, come se fosse una coppia dicotomica tedesco-ebreo. Allora, o tedesco o ebreo, solo tedesco, via tutti gli ebrei, è diventata. E
è stata gestita la Shoah come un'operazione di pulizia, non è stata una guerra. Viene chiamata guerra, non è stata una guerra. Non è stato l'esercito che si è occupato dell'eliminazione, è stata un'operazione di pulizia. La polizia, ricordo, è amministrazione, non è esercito, è amministrazione armata, non è la stessa cosa. Ma è anche esecuzione degli ordini, esecuzione degli ordini in maniera molto schietta. Sì, Ma ma. poi lì tu quando parli di Shoah, io non penso solo agli ebrei, perché quelli degli ebrei sono semplicemente quelli magari che vanno più alle cronache, ma ci sono, per esempio, ne vogliamo parlare dello sterminio degli indiani d'America. Oppure dello sterminio di tanti altri popoli che io ho scritto pure nella tesi e che sono stati sterminati e ancora oggi vengono sterminati, perché la cosa più facile da fare quando tu vuoi affermarti come razza superiore o come essere superiore o come una persona superiore che deve predominare sull'altro, tu elimini l'altro. Lo puoi eliminare in maniera fisica, lo puoi eliminare in maniera psicologica, ma l'eliminazione dell'altro avviene anche nell'essere considerato gay, perché in passato veniva negato il fatto dell'esistenza della persona gay, un po' come avviene attualmente in Russia. Se tu pensi che in Russia Putin dice ancora oggi non ci sono gli omosessuali in Russia, e una volta si diceva la stessa cosa in Italia, lo diceva Mussolini, ma lo dicevano tanti altri, che non esistevano gli omosessuali, capito? Perché era qual è l'altra, diciamo, forma di pulizia etnica? È quella di cancellare la memoria o comunque di cancellare le persone dalla vita quotidiana. Quindi tu non esisti. Ecco perché si diceva una volta relegare le persone nella camera da letto, quindi fate queste cose nella camera da letto, perché comunque era facile chiudere gli occhi e non vedere, perché comunque faceva disgusto, comunque deviava da quello che era una norma scritta magari per tanti secoli. Quando invece questa norma è stata distrutta un po' anche dall'andare avanti della società, dai media, dalla televisione, allora lì c'è stata la visibilità. Ecco quello che noi chiedevamo. Chiedevamo l'esistenza di esistere. Noi chiedevamo, sai, adesso sì, certo, siamo arrivati, come dicevi tu, alla questione legislativa delle unioni civili. Noi siamo per il matrimonio egualitario, non per le unioni civili, perché le unioni civili sono semplicemente un istituto di serie B che sono stati fatti apposta per una categoria di persone, quando noi non siamo una categoria di persone, ma siamo persone a tutti gli effetti. Quindi io voglio avere gli stessi diritti di un'altra persona, indipendentemente perché io pago le tasse, lavoro, sono un cittadino italiano e la Costituzione non mi differenzia sulla Costituzione da qualcun altro, perché non è che mi crei l'istituto di serie B e dici ok, per i gay facciamo le unioni civili e invece per gli eterosessuali facciamo il matrimonio. È una stronzata, eh? Cioè, questo lo dico chiaramente, io sono per le unioni civili, cioè sono per il matrimonio egualitario, anzi abolirei proprio il matrimonio, lo rifacciamo da capo. Quindi Marco Pannella una volta parlava di riforma del diritto di famiglia, io sono per la riforma del diritto di famiglia, quindi rifacciamolo, quindi facciamo più snello il divorzio, facciamo più snello, diciamo, la questione anche della filiazione, perché questa non è stata trattata, per esempio, nelle unioni civili. Quindi andrebbe rifatto tutto il diritto di famiglia. Ecco perché il diritto, alle volte uno si trova nei tribunali, dice vabbè, vai nei tribunali, non è che ci voglio andare nei tribunali perché mi piace, ci vado come singolo o come coppia o come associazione o come gruppo politico, perché è l'unico modo per spingere il legislatore a legiferare. Perché se dovessimo ascoltare la politica è indietro. Cioè, quando noi andavamo in giro con Liberi TV, questo vedevamo sulle strade, vedevamo che le persone erano avanti e la politica era indietro. Vuoi, vabbè, ok, la chiesa, quello che vuoi, però non è così. C'è la politica è indietro, è un certo tipo di politica che non è soltanto a destra e non è soltanto a sinistra, perché è sbagliato dire ah, la destra non vuole le unioni civili e invece la sinistra le vuole. Io ho sentito dei discorsi di gente di sinistra che sembrano persone di destra per come sono, come dire, omofobi. Scusa, adesso ti prendo il termine che non dovremmo utilizzare. Quindi non esiste nemmeno qua più la destra e la sinistra, come non esiste più dire ah, beh, eterosessuale, omosessuale. Ma di che stiamo parlando? Cioè, vi volete rendere conto che ormai è giusto? E forse si sta capendo adesso questa cosa, che se tu sei eterosessuale, nel senso perché sei attratto da una persona del tuo stesso opposto, allora
non è che devi andare a sventolare i 420 per dire, ah, sai, sono eterosessuale, adesso facciamo, una volta dissero l'arcietero, perché come se ci fosse bisogno, perché, cioè, la differenza qual è? È che esiste l'arcigay perché ancora oggi non ti puoi sposare, non puoi, che ne so, adottare dei figli, non puoi riconoscere i figli del partner. Cosa che invece a un etero ancora è concessa, cioè ti puoi sposare tranquillamente, puoi comunque adottare i figli del partner e se per esempio fai dei figli, come dire, con l'inseminazione artificiale, li puoi riconoscere perché comunque è uomo-donna per la Costituzione, anche se, ti ripeto, la legge adesso sta legiferando anche nel riconoscimento di due donne, due uomini che hanno dei figli nati per esempio con l'inseminazione artificiale o adottati, perché per esempio può capitare, c'è un'associazione che si chiama Genitori Rainbow, che sono genitori che hanno avuto in varie relazioni eterosessuali, poi si sono, come dire, non tanto scoperti, hanno preso coscienza della propria sessualità e quindi sono, diciamo, adesso in situazione omoaffettiva e hanno dei figli. E quindi in quel caso, che situazione è? Cioè, vedi che quello che io dico, siccome l'evoluzione della società porta anche all'evoluzione dei costumi e anche all'evoluzione della persona stessa, perché vede più possibilità rispetto a prima, allora è normale che ognuno di noi non si voglia sentire incasellato in una definizione dove uno viene definito gay oppure viene definito etero o viene definito lesbica. A me non me ne frega nulla della definizione, a me interessa semplicemente vivere la mia vita tranquillamente. Cioè, se uno dice sei gay, vabbè, ok, a posto. Sei felice, sei contento adesso che mi hai definito? Ora che mi hai definito puoi andare avanti e puoi vivere felice. Cioè, a me non interessa la definizione. La questione è come dire, dell'impianto che segue a queste distinzioni, no? Delle battaglie che dà adito, no? E appunto anche alla caccia alle streghe e ai maghi, eccetera. Allora mi dovrei come dire, risolvere a una proposta che, non, che è interessante. Allora, Vai. per venire le tue psi. È interessantissimo accorgersi come l'omosessualità, rubricata come malattia mentale alla lettera disordine mentale, no? Gli americani scrivono disorder, poi noi traduciamo con disturbo, ma teniamolo anche disordine perché. E ammette anche che disturbava politicamente, no? L'ordine di solito è l'ordine politico, no? E com'è finita? Com'è che non è più una malattia mentale? Interessantissimo. Non c'è stato nessun congresso degli psichiatri americani, che sono gli stessi che hanno fatto questo libro e che ancora incasella 400 tipi di malattie mentali. Erano 160 rotti 50 anni fa, ma che bel incremento, che fabbrica! Complimenti. Quindi non è stato un congresso di psichiatri che finalmente ha capito che non è una malattia, eccetera. E che cosa è stato? Beh, sono state le lotte per i diritti civili negli Stati Uniti. Solo scendendo in piazza i gay, tra virgolette. Detto da me, è proprio tra virgolette, che hanno provocato il ritrarre questo label, questa distinzione, no? Sì. E che lasciava appunto l'eterosessualità nell'ambito allora della, bisognerebbe dire, della malattia mentale, non della malattia, no? Ecco, a fronte anche delle 400 rimaste. Ma veramente, occorrerebbe il movimento dei diritti civili per la cancellazione assoluta della nozione di malattia mentale. Non solo l'omosessualità è riuscita a togliersi per una battaglia civile dalla cosiddetta malattia mentale, ma allora ci vuole una battaglia civile per venire fuori dalle questioni della depressione, dell'idiozia, di tutto quello che è rubricato come malattia, della. Di questo business immenso che è fatto sui bambini, no?
la sindrome dell'iperattività. Sì. Io sarei stato colpito anche per quello da bambino. Famosi bambini con l'argento vivo addosso. Prima era letteratura, adesso è una malattia. Ma in America per i bambini iperattivi danno il Ritalin, sbaglio che si chiama così, Sì, cioè gli danno addirittura. ma non solo in America, è un business mondiale. E poi, vabbè, ci lasciamo anche su una questione. Non è che la battaglia del virus abbia alcuni di questi elementi dentro. Cioè che c'è una propaganda, cioè, allora, se la battaglia come si mostra oggi è per il rischio zero, ci sarebbe da chiedersi perché non c'è questa battaglia per il rischio zero alcol, cioè zero incidenti stradali, zero cancro, interessantissimo. No, Magari, noi. ma vabbè, perché non conviene, non conviene penso alle multinazionali se facciamo questo discorso, facciamo un discorso così. Io invece volevo pensare, mi è fatto venire in mente una cosa, perché tu parlavi dell'ubricazione dell'omosessualità in quanto, diciamo, malattia mentale, però lo sai che un'altra cosa di cui parlavano invece gli attiviste trans della disforia di genere, perché anche la disforia di genere, che sarebbe la cosiddetta malattia della mentale, no? Che permette a una persona transgender di poter affrontare il percorso di transizione a livello, diciamo, legale e quindi normativo. Cioè, quindi tu, se vieni diciamo, inquadrato nella disforia di genere, allora puoi accedere alle cure gratuitamente e quindi farti queste cure qua. Però allo stesso tempo, secondo me, è sbagliato dire, vedi, puoi accedere soltanto perché sei malato, ma tu non sei malato. Cioè, in realtà una persona trans non è una persona malata. Cioè, è una persona che, come una persona gay, non è una persona malata. Eppure, in certi casi, io lo scrivo nel libro, adesso ti spoilerò un'altra cosa del libro, qual è? Che per poter evitare di fare il militare, ho utilizzato un cavillo che se ti dichiaravi omosessuale, gay, durante, io l'ho fatto dopo la visita di leva, quindi era all'università, potevi saltare il militare. Perché era considerata malattia mentale, capisci? Quindi questa cosa penso che adesso non ci sia, anche se non ho verificato, devo dire la verità, questo potremmo verificare. Però nel 2002, quindi non parliamo di chissà quanti secoli fa, 2002-2003, esisteva questa possibilità, ovvero di essere riformato e quindi di non fare il militare, in quanto dichiararsi omosessuali significava appunto la possibilità di essere riformato. Perché? Perché era una malattia mentale, quindi veniva messa al pari di, non so, avere problemi di vista o avere problemi d'altra natura. Quindi anche la legge fino a qualche anno fa, quindi anche se è stata derubricata nell'89, ma parliamo del 2002, la legge militare ti esonerava dal fare il militare se ti dichiaravi gay. E io ho usato questa stupida legge per non fare, diciamo, il militare. Vi ho spoilerato un capitolo del libro, ma tanto ormai è molto conosciuto, quindi me lo posso permettere. Sì, insomma, ci sono queste altre analisi da condurre, c'è questa lettura, come altro dettaglio che io ho colto, no? Ma in alcuni autori è scritto, no? Questa che viene chiamata oggi, bisogna dire così, omosessualità, è un'invenzione dei primi del 1800. Nel senso che non c'era prima, e come? Allora, lì possiamo anche dire così: l'invenzione dell'isteria, anche l'isteria è differente. L'isteria, Riferita alle donne, vero? L'isteria. sì, poi per dire così, mordono di più a questo fantasma gli uomini, ma l'etimo è quello che di utero, d'accordo, nella definizione. Si vuole colpire le donne. Il destino dell'isteria è sparito da DSM.
ma non è sparito per una battaglia diretta, è sparito per l'irruzione del femminismo e per una connessione data anche da varie teoriche del femminismo che hanno puntato l'attenzione sulla questione, ma appunto non è, come dire, scomparsa come un'esigenza etica, come un dibattito civile, ma piuttosto che avere a che fare con la continua emergenza della protesta femminile, e qual è stato il destino? È differente da quello dell'omosessualità. L'omosessualità è proprio tolta dalla rubricazione. Invece, qui c'è una pausa. Siamo offline. C'è una pausa. Riprendiamo. Giancarlo, Sì, si era bloccato tutto. c'è stata una pausa di 1 minuto e è saltata la connessione a me. Infatti dico, lo sto verificando. Sì, infatti è ribloccato, è ribloccato. E sì, e dicevo appunto che la nozione, il termine isteria si è diffratto in varie altre parole all'interno del DSM, e poi devo dire che tutto quello che è l'impianto antico, insomma, dell'ottocentesco, della psichiatria, cioè, tutto è curato praticamente come, soprattutto a psicofarmaci, anche se ci sono tante psicoterapie, ma tutto è apparentemente, poi per me è curato, non è la cura intellettuale, quindi quelle non sono cure, è curato apparentemente sotto il termine di depressione. Tutti depressi praticamente, vari livelli, varie questioni, con vari fantasmi, e invece anche questa storia richiede ben altra lettura. Riccardo, noi potremmo parlare e analizzare per molto tempo. Allora, io ti ringrazio per questa intervista, per questa conversazione, e rifacciamo vedere la copertina del libro, per chi fosse interessato a leggerlo. Vi dichiaro uniti. E tra l'altro l'edizione è delle Officine Editoriali di Creto, il responsabile è Marco, il compagno di Riccardo. Voi dite marito, io linguisticamente. Ma guarda, lo sai, pure su questo si potrebbe fare una discussione perché, cioè, beh, marito presuppone, capito, nella marito, moglie, questa cosa qua, mutuare, diciamo, dei termini. Tant'è che perché abbiamo preso come termine uniti? Te lo sei mai chiesto? Nessuno ce l'ha domandata questa cosa. Perché vi dichiaro marito e moglie, non si può usare. Vi dichiaro, cioè noi abbiamo trovato un termine anche per quanto riguardava la formula da utilizzare lì all'epoca quando abbiamo fatto l'unione civile e quindi abbiamo detto guarda, facciamo prima a dire vi dichiaro uniti. Noi siamo gli uniti. Ecco, il mio unito è nell'altra stanza in questo momento. Poi vabbò, dai, sono semplicemente dei termini, però è bello, diciamo, sapere che ci siano riconosciuti dei diritti essenziali. Posso semplicemente ringraziare una persona perché Marco Cappato, ovviamente, che ha fatto la prefazione del Fatto la libro, prefazione, sì. a proposito di battaglie civili, è una persona che da radicale, insieme a Filomena Gallo, della Luca Coscioni, continuano a battersi per l'affermazione dei diritti civili. In quanto tali, perché i diritti civili sono tanti e non sono scontati, perché anche lo stesso, diciamo, le stesse unioni civili che noi oggi abbiamo, non è detto che un domani ce le manterremo, perché non si sa mai come va. Quindi ogni diritto va difeso. Il diritto della Carta Costituzionale, da quello più sciocco a quello del lavoro, per esempio, va difeso. Cioè, io lo dico sempre, cioè, è garantito dalla Costituzione, ma non applicato nei fatti. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, a parole, però in realtà nessuno lo riesce ad applicare. Io parlo della politica.
Quindi chi deve battersi per i diritti deve scendere in piazza, lo dicevi prima tu, ma lo deve fare perché se no rischiamo che altri ci prendano quei diritti che persone sono morte, diciamo, per scrivere nero su bianco quello che è la nostra carta costituzionale. Quindi, siccome nasciamo liberi e poi noi stessi ci incateniamo a delle catene che potremmo tranquillamente evitarci. Io dico semplicemente che bisogna prendere coscienza di se stessi e se ognuno di noi ha una battaglia, portarla del tempo che tu mi hai dedicato. È vero, potremmo parlare per ore, però ci fermiamo qua. Grazie a te, alla prossima.